Finalmente le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria potranno essere registrate, evitando pericoli di errori, pressioni e abusi. Per il momento saranno fonoregistrazioni, ma auspico che si possa avere anche il video. Lo afferma il senatore Luciano D'Alfonso in merito all'emendamento che ha proposto e che rientra nella più ampia riforma della giustizia penale in corso di approvazione finale da parte del governo. Oggi a Pescara il parlamentare abruzzese, insieme alla professoressa Rosita Del Coco, professore associato di diritto processuale penale dell'Università di Teramo, ha spiegato come cambierà l'attività di documentazione svolta dalla polizia giudiziaria tramite le sommarie informazioni testimoniali, che ha ricordato D'Alfonso: le persone informate sui fatti ai sensi dell'articolo 351 del codice di procedura penale sono tenute a rendere senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere e senza la garanzia della presenza del loro avvocato, non essendo iscritte o non ancora nel registro degli indagati. L'ordinamento prevede che chiunque sia a conoscenza venga convocato per dire e dare il suo contributo di verità. Ci sono questi momenti di presa di verità, che sono le assunzioni a SIT da parte dell'autorità giudiziaria. In quel caso io sono interessato, io come persona giuridica, a che la persona che viene convocata venga messa nella condizione di contribuire senza spintonamenti. Al di là adesso della buona fede che non viene messa in discussione, di chi opera per conto della giustizia, ma la videoregistrazione, questo chiedevo, oggi diventata fonoregistrazione, diventa un elemento di garanzia della memoria remota affinché non ci siano sorprese nel corso della trasformazione da procedimento in processo. Questo consente anche un recupero di forza della decisione. Voi pensate agli amministratori locali, che si vedono a volte convocati e a volte anche un po' strapazzati per quanto riguarda le decisioni che hanno assunto. Oggi questa norma, assunta dal progetto di legge da me presentato, è diventato emendamento del governo, che poi è entrato nel decreto attuativo riferito alla riforma del processo penale. Io continuerò a lavorare affinché, per esempio, sia non su richiesta della parte convocata, cioè del cittadino convocato per essere assunto a SIT, ma sia un automatismo obbligatorio. Al termine della conferenza stampa, D'Alfonso ha rinnovato l'invito agli abruzzesi a usufruire dell'Officina, la sua sede di via dei Marrucini a Pescara, che mette a disposizione gratuitamente, previa richiesta, per qualsiasi iniziativa. E intanto sono già arrivate delle prenotazioni da parte di associazioni culturali e religiose.